Sarà quasi certamente un Pescara con qualche assenza di troppo quello che lunedì sera sfiderà la Reggiana al Mapei Stadium, al contrario di alcune rose previsioni di inizio settimana. Va verso il forfè l'attaccante Jacopo Cernigoi, che ha accusato un problema muscolare alla coscia destra e da 3 giorni non si allena. Il giocatore proveniente dal Seregno domenica era stato titolare contro il Gubbio, la sua seconda presenza dopo quella con la Carrarese da subentrato. Ma se questa assenza si sentirà di meno, perché Auteri ridarà una maglia da titolare al cannoniere Ferrari. Un po' di apprensione c'è per le condizioni di Marco Pompetti, autentico faro del gioco biancazzurro, che anche oggi si è allenato a parte e la sua presenza al Mapei Stadium è tutt'altro che scontata. Mancherà ancora Memushai per il problema alla caviglia? Così Auteri avrà come punto fisso del centrocampo Pontisso. Al suo fianco, se Pompetti non ce la dovesse fare, ci sarà un ballottaggio tra Derisio e Diambo. Molto dipenderà dalle condizioni dell'ex Bari Catanzaro, che è tornato ad allenarsi questa settimana dopo 10 giorni ai box per il Covid. Altre condizioni da valutare sono quelle di Ingrosso e Delle Monache, anche loro non al massimo. Delle Monache che si consola perché quello di oggi è per lui un giorno speciale, la firma del primo contratto da professionista negli uffici del presidente Daniele Sebastiani, assistito dall'agente Carlo Di Renzo. La rosa comunque è profonda e per Auteri c'è la possibilità di schierare un 11 competitivo a partire da un attacco che sta trovando regolarmente la via del gol, nel quale Clemenza è favorito su Dursi per completare il tridente con Ferrari e Rauti. In difesa Auteri potrebbe riproporre il Baby Veroli al posto di Iannes oppure confermare il trio visto contro il Gubbio. Sul fronte reggiana, l'esperto portiere Giacomo Venturi non dispera per il sorpasso in vetta subito dal Modena e conta di poter riprendere al più presto il primo posto. Pescara è la prima di 14 finali, dice, e sul match di lunedì, intervistato da tuttoreggiana.com, aggiunge. Sì, il dente avvelenato loro ce l'hanno dall'andata, noi ce l'abbiamo ancora dall'anno scorso, quindi sicuramente sarà una partita importante, una partita come tutte le altre, perché sicuramente varrà per i 3 punti che noi cercheremo con tutte le forze di portare a casa, e non sottovalutando nessuno, tantomeno il Pescara, perché è una squadra attrezzata per altri obiettivi che probabilmente adesso ha, diciamo, in rotta cambiato questa cosa qui, e avrà forse la mente un po' libera perché la vetta è molto staccata. Però insomma, le insidie sono sempre dietro l'angolo, come lo erano a Carrara, infatti si è visto, ma lunedì sono convinto che la Reggiana sfornerà una grandissima partita.